Dai, è un po' che tardi. Siamo in ritardo clamoroso. No, clamoroso, clamoroso, esagerata. L'uomo sta già là. Se devi tirare giù dal letto la mattina. Buongiorno comunque. Buongiorno. Lo stiamo andando? Stiamo andando da pane e salame. Aspetta, dammi che lo dicevo. Sì. Da pane e salame su sulla Torre Vecchia. Esatto, via di Torre Vecchia, mi pare. Comunque, zona Torre Vecchia. A fare colazione. Sì, che cos'è il pane e salame? Tutto, tutto, pasticceria, forno, sì, gastronomia, cocktail bar, insomma, è ne ha, e non esci più. Però, però la qualità è di casa. Sì, andiamo. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. La spesa. Quindi mo? Ma quanto mi fa mangiare? Oh, oh, tu dici che c'è fame? Certo. Tu hai troppo poca roba. Guarda che bel vassoietto. C'è stata tanta cura. Tanta e mi fanno, sì, fanno gola. Cioè, sono l'acquadina. Sì. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no. Cioccolato al caramello. Il caramello fa un profumo grandioso. Ma poi come è sfogliato bene. Sì. È morbidissimo, solo. Cioè, c'ha una struttura che è fantastica. Andiamo a cin. Lo so scorzato. È tipo una Nutella al caramello, una crema spalmabile. Sembra più un cioccolato bianco al caramello. Ma infatti loro ce l'hanno presentata come una Nutella al caramello quasi. È goloso. Sì. È goloso, è buono. Ed è buono anche il cornetto, eh. È equilibrato perché la crema non è troppo invasiva e quindi compensa molto, non ce n'è tantissima ma è nella giusta quantità. Beh, finimo se le sporca. Hanno fatto 30, fanno 31. La vuoi aprire così? Beh sì, eh. A bomba regà, tocca sporcarsi le mani. Lo sai che non farò parti eque. Io prenderò quella più grande. Sono pienamente consapevole. Oh, guarda la cremetta. Guarda la faccia della felicità. Olè. Anzi è un po' di crema ma lasciala. Perché io sono un cavaliere. Morbida. E già mangiati. Buono. Gran prodotto. Buono l'impasto e buona crema. La crema è delicata, non è invasiva e nonostante sia coperta di zucchero non è dolce, non rimane stucchevole come sapore. Ma attenti, cieca, io ho dentro occhio, non me ne incazzo. Arriva il sole e noi ci spostiamo all'angolino. A me mi hai buttato all'angolino. Eh sì, se no c'ho solo in faccia, non vedo niente. Se questa così, dicono che sono brutta antipatica. Sfrattato. Senti, sfrattato, io direi di cominciare o con la Mont Blanc o con la Sacher. Mont Blanc, Mont Blanc, Mont Blanc. Vai. La domanda è... quel pezzettino di marron glacé caramellato, no? Lo mangio io. E cala. Nessuna domanda. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. Promette molto bene. Versione gourmet. Versione gourmet, sotto ha un bellissimo strato di frolla e dentro c'è la meringa. Sembra quasi sbriciolata, così non dà fastidio. Di solito il Mont Blanc ha quello strato di meringa che quasi è fastidioso. Strato, di solito c'ha proprio il meringone. Sì, invece questa promette bene. Un Mont Blanc meno dolce rispetto al solito.
Sì. Ed è gourmet non solo nella forma, ma anche nel... sembra quasi un semifreddo la castagna. No, ma più che altro ci sta il cioccolato alla base. Sì. Ci sta uno strato di cioccolato. E nel Mont Blanc non c'è sta il cioccolato. Allora, la frolla è un pochino fastidiosa, nel senso che non si taglia benissimo perché è un po' alta. Sì, la frolla è un po' alta, però comunque è buona, è friabile e il sapore è buono. Diciamo che quando lo mangi si scompone un po'. Mont Blanc scomposto. Sì. Poi è buono. È diverso. È particolare. Interessante la nota del cioccolato. Ecco, forse viene meno la nota della castagna. Sì, sembra quasi un semifreddo la castagna, perché rimane un po' preponderante il sapore della panna e della meringa su quello del marrone, insomma. Però è equilibratissimo. Buono. No, appunto, un gira così. Sto tavolo sarà tutto al sole. Niente, oggi il sole ci segue. Il sole ci per belli, ma c'è cieca! Il sole è già belli, ma veramente ci sta a rincoglionì. Traslochi in corso, andiamo di là. Se vuoi dire coglioni. Sì. Tanto questo pezzo lo taglieremo. Oh, oddio, l'ombra. Allora, io direi togliamo la Sacher prima che contamina il babà. Prima che si squaglia il sole. Prima che si squaglia il sole. La glassa è di una delicatezza. La glassa è un bello strato di cioccolato, però come dici tu molto delicato. È di altissimo livello. Morbido. Il sapore è avvolgente, cioè ti riempie proprio il palato, senza però essere stucchevole. Buona anche l'albicocca. Anche qui, come il Mont Blanc, è meno dolce rispetto all'originale. Invece qui il cioccolato aiuta a stemperare un po'. Sì, perché c'è meno marmellata. Di solito la Sacher è stratificata, invece qua la marmellata è gestita tutta al centro. Esatto, quindi il resto rimane un po' più cioccolatoso. Sì, ed è veramente veramente golosa. Penso di avere cioccolato ovunque. Yeah, all I need are some better days, 'cause all I want and I pray, I believe in the better days. Andiamo con le mani? Eh sì, questo è anche sto babà, diciamo, un po' più gourmet, ma nella forma. Sì, è bello bagnato. Sì. È proprio, cioè, si vede. Non mi sporca, attenta, mi tiro qua. Fatti le cose tu dall'altra parte. Guarda quanto rum che cade. C'è un sacco di rum, ragazzi. Bello. Pronti? Sì, te ne sei sporcato. La panna quasi scompare. C'è anche un po' di crema dentro. Sbaglio? C'è un leggero stradicello di crema. Ma proprio leggero leggero. Leggerissimo. E sembrava un sacco bagnato. Cioè è un sacco bagnato, però non è forte il sapore alcolico, no, del rum, anche perché a me un po' darebbe fastidio, perché non, no, sono un amante. Il rum non si percepisce proprio, no, sembra più una bagna alcolica. Esatto, è delicatissimo. Il fatto che lui abbia mangiato è evidente, perché ha le labbra marroni di cioccolato e la panna su tutti i baffi. Voi lo vedete, lui se n'è accorto. Con le mani che gocciolano di rum. E le tue, le mie, le lavate. Io direi che possiamo salutare. Sì. E ci vediamo alla prossima colazione. Ciao!